Se dovesse descrivere la sua azienda in tre parole, quale userebbe e perché? Userei la parola tecnologia, un po' perché ci piace innovare e stupire, ma soprattutto perché è strettamente legata al concetto di sicurezza. Userei la parola versatilità, perché è un modo di affrontare la tecnologia, cioè quando ci sono problemi si superano e questo è il modo di produrre cose innovative. La sartorialità, che nonostante sembri simile alla versatilità, è una cosa un po' diversa perché è rivolta al cliente, cioè è riuscire a realizzare qualcosa che rappresenti il cliente. Avete recentemente raggiunto degli importanti traguardi a livello aziendale, quale ce ne vuole parlare? La massima soddisfazione forse dell'ultimo periodo è stata la nostra maschera per il rugby. È nata un po' come una sfida, però è stata finalmente approvata in Irlanda, che è un paese molto conservatore, è un traguardo. Bene, ora veniamo un po' al Mido. Cosa state presentando? Stiamo presentando un sistema di prototipazione un po' avveniristico. Qua ovviamente per motivi di spazio abbiamo portato una stampante a filamento prodotta fra l'altro vicino a casa nostra. Noi siamo bolognesi e questa è un'azienda di Imola. E è un sistema di prototipazione a filo che permette di realizzare dei materiali con vari gradi di realismo a livello di resistenza meccanica, per cui ci permette di fare delle prove che poi si possono tradurre nella produzione, che è quella che noi solitamente effettuiamo su scala media, oppure si può tradurre in piccole serie personalizzate per il cliente o addirittura nel modello singolo, chiaramente con costi un po' proibitivi per il grande pubblico. Allora, noi della Mido TV vi auguriamo di avere una buonissima risposta dal pubblico, un buon Mido. Grazie.